In linea generale conviene sempre, prima di toccare un animale, informarsi bene se è il caso di toccarlo, perché in molti casi si tratta magari di giovani, di nidiacei, che non, sono assolutamente non necessitano assolutamente di essere soccorsi, bensì semplicemente stanno facendo il loro percorso vitale normale e hanno dei genitori che danno loro da mangiare anche se sono al suolo, ma perché proprio è previsto che escano dal nido, vadano al suolo e ivi rimangano fin quando code e ali non sono sufficientemente lunghe. Quindi informarsi bene se l'animale trovato è in queste fasce di età dove non conviene aiutarlo. E dopo comunque sia toccarlo il meno possibile, perché un selvatico non è abituato a essere toccato dall'uomo e quindi in alcuni casi non è un domestico che si tranquillizza con le carezze del proprietario, ma si agita e rimane immobile, non tanto perché è tranquillizzato, ma perché ha una paura tale che paralizzato dal terrore.